Amici e amiche di RBE, torniamo in diretta da Saluzzo, dal quartiere di Saluzzo, per la terza edizione del Terzo Monviso Outdoor Festival. Le attività all'aperto da oggi 15 marzo fino a domenica 17, tante attività per toccare con mano l'outdoor, per toccare con mano tutto ciò che è il mondo della montagna, della vita all'aperto. In questo momento al quartiere di Saluzzo, che potete guardare in diretta TV anche sul canale 87 Digitale Terrestre, vedete il cortile piccolo del quartiere che ospita alcune delle attività. Altre attività dell'Outdoor Festival di quest'anno riguardano anche l'esterno e il centro storico di Saluzzo. Alla mia destra in questo momento ci sono i bambini che si stanno arrampicando in quell'attività che si chiama appunto boulder, nel mio inglese maccheronico, ma c'è un'attività che riguarda il boulder che si svolge sui palazzi, quindi in forma street, della strada, una forma urbana del boulder, dell'arrampicata, Street Boulder Festival al Terrace Monviso Outdoor Festival. Abbiamo con noi per raccontarci questo appuntamento Matteo Curti e Ezio Rinaudo. Matteo, ciao. Ciao, ciao. E ciao a Ezio. Ciao a tutti. Ben arrivati su RBE. Matteo, io ho visto alcune foto che invito anche a proporre in regia ai nostri amici e nostre amiche su RBE TV, foto di ragazzi, persone che si arrampicano sui palazzi del centro storico di Saluzzo. Ma innanzitutto, appunto, questa attività come nasce, perché arrampicarsi sui palazzi? Ma sì, allora, diciamo che noi siamo appassionati di arrampicata su roccia outdoor. Ed è una tua attività che svolge da assolutamente sì, da quando sono piccolo, partendo dalle gare fino poi arrivando alla roccia. E poi è nata questa passione. Sì, e l'idea di questo evento è proprio appunto di portare l'arrampicata nella città. Non avendo però delle grandi rocce qua in città, abbiamo deciso di usare le facciate dei palazzi come punto di appiglio per arrampicare. Insomma, Ezio, non si tratta delle grandi pareti, quelle praticamente verticali che possiamo trovare ad esempio negli Stati Uniti o anche da noi, sulle nostre Alpi, però è un'attività che coinvolge diversi palazzi del centro storico di Saluzzo e 200 persone che sono iscritte all'appuntamento di domani. 200 persone, perché lo street boulder è una figata pazzesca. La gente si diverte, perché non so se lo sai, ma lo street boulder nasce nelle banlieue da Parigi, alle grandi città, dove i ragazzi vogliono sfogare la loro ira, ma non lo fanno più andando a spaccare tutto in giro, ma scalano i palazzi. Questa cosa piace anche a noi, ci divertiamo, e visto che qui effettivamente le rocce ce le abbiamo un po' più in là, vogliamo portarle in centro Saluzzo. Ecco, so che prima stavi preparando qui proprio fuori nella parete del quartiere di Saluzzo, stavate preparando alcune attività. Fino a che altezza si può arrivare con lo street boulder? È un po' l'obiettivo finale? C'è un obiettivo, è una gara? Come funziona, Ezio? Dunque, si parte da una presa di partenza, un appiglio che è segnato con start, poi ci sono alcuni appigli obbligatori o altri liberi per raggiungere il top. Il top, l'altezza massima è 4 metri, quello più alto. Di solito sono un po' più bassi e poi si usano i materassi, ok? Ah, ok. Vedrete 200 persone in giro per il mercato di Saluzzo con il materasso sulla schiena, non spaventatevi. Ma il materasso, il materasso non è il materasso a molle? Non è il materasso per dormire, ma sono dei materassi fatti apposta che si chiudono a zaino, facili da portare. Benissimo. In giro. Quindi nessun boulder sarà maltrattato per partecipare al Street Boulder Festival qui a Saluzzo. 200 persone, Matteo, insomma una bella partecipazione, direi. Sì, 200, forse anche più. Ieri sera abbiamo chiuso le iscrizioni, non abbiamo ancora fatto il conteggio di tutti gli iscritti, però sta avendo un grande bene, successo. Bene. Come edizione zero non è male. Dai, spero appunto che sia che diventi una tradizione. Ezio, ma gli arrampicatori e le arrampicatrici, che immagino ci siano anche donne, conoscono prima i muri, li vedono prima, oppure è una sorpresa anche per loro prima di iniziare questa arrampicata? Lo street che abbiamo organizzato è una sorpresa per tutti. Ah, a parte bene. Per noi che abbiamo tracciato i blocchi. Ah, beh, gli altri facile. Non lo sanno, quindi no, si trovano delle sorprese, anche perché i monumenti che scaleremo in realtà sono bellissimi, sono tutti del comune di Saluzzo, uno più bello dell'altro. Meraviglioso. Hai le mani con il gesso, anche perché il gesso è importante, immagino fondamentale, il gesso, quello che si usava, non so se si usa ancora a scuola, però insomma è anche una spazzolina in questo momento. Insomma, il gesso è uno dei ferri del mestiere per il buon arrampicatore urbano. Per il buon arrampicatore è meglio la magnesite.
però il gesso serve a noi per tracciare le linee e segnare dove passano poi tutti i ragazzi che scaleranno e le ragazze. Ecco, lo spazzolino per pulire invece. Avete capito quanto io me ne intenda di arrampicata? Avevo subito detto gesso, ma in realtà è un altro, cos'è che dicevi, come si chiama? Magnesite. Ecco, vedi, la magnesite è fondamentale. 200 persone, Matteo, arrivano un po' da tutte le parti del circondario? Sì, c'è qualche curiosità? Sì, dalla zona, da Torino, da Milano, abbiamo riscosso molto successo. Bello, sì, bello, sì. Bello. E quindi c'è un tempo anche per arrampicarsi, c'è un timing, c'è un qualcosa, Matteo? Sì, l'evento durerà circa 6 ore e poi al termine ci sarà la consegna dei percorsi che uno ha scalato per poi fare le finali su questo pannello. Ma qui, con il pannello che abbiamo qui, insomma, dovrebbe essere più facile, insomma. No, perché smonteremo tutte quelle prese monteremo altre a nostro piacimento. Si riuscirà a renderlo difficile. Insomma, non è lo stesso dove si arrampicano i bambini, ecco, giusto per dirla tutta. Allora, ripetiamo solo l'orario, il pubblico può assistere a queste assolutamente sì, sarà per le vie di Saluzzo, quindi sarà aperto a tutti la visione dell'evento e sarà domani mattina dalle 10 alle 16. Dal 16 di marzo, sabato 16 marzo, ripetiamo l'orario? Dalle 10 alle 16. Alle 6, 10 di mattino fino alle 16, alle 4 del pomeriggio. Ezio, ci sono delle mappe, delle cartine per poter trovare le varie pareti? Sì, sì, c'è la mappa. Tutti quelli iscritti l'hanno ricevuta via mail. La mappa interattiva, possono guardarla e seguire tutti i boulder. E ci saremo noi che daremo indicazioni. E poi alle 5, due interviste strane con eroi dell'arrampicata, perché abbiamo Gio Tomatis e Waf Hammer, che sono fortissimi scalatori locali, certo. E via. Tutto questo è partito dalle banlieue di Parigi per arrivare fino qua a Saluzzo con lo Street Boulder che abbiamo presentato insieme a Matteo e a Ezio. Io vi ringrazio per averci raccontato Grazie. Questa bella attività del Terres Grazie Monviso Outdoor Festival. Buon lavoro e a presto. Grazie Ciao. Grazie mille. Sembra il partenio del 90° minuto. Grazie ragazzi, grazie Ezio.